Il centrodestra è unito, al di là di quello che può dire qualche giornale, i problemi sono a sinistra. Ieri sera ho sentito, per esempio, in una trasmissione televisiva, il sindaco di Roma Raggi, che rivolgendosi ai due candidati della sinistra, che sono stati ministri della Repubblica, li ha attaccati dicendo che non hanno fatto nulla per Roma quando erano ministri. Quindi, mi sembra che i problemi siano a sinistra più che nel centrodestra. Se a sinistra continuano anche a Napoli a essere divisi e anche a Torino a essere divisi, avete letto cosa ha detto il sindaco uscente Appendino del Partito Democratico, io guarderei più a sinistra che al centrodestra. Noi siamo uniti dovunque, facciamo conferenze stampa, incontri, oggi a Milano, domani mattina a Roma, più uniti di così. Io non vedo conferenze stampa fatte insieme da Conte, e da Letta e da Speranza, non ho visto, noi ci siamo. Quindi se il resto sono chiacchiere, si può dire tutto, siamo in campagna elettorale, lecito anche da parte di certi giornali attaccare il centrodestra, però i fatti sono i fatti. Se il sindaco di Roma, che è un autorevole esponente del Movimento 5 Stelle, attacca i due candidati della sinistra dicendo come ministri non avete fatto nulla per Roma, vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona a sinistra più nel centrodestra. Giorgetti non è un leader della Lega, mi pare che le dichiarazioni di Giorgetti siano ben diverse da quelle che ha rilasciato la Raggi ieri, e mi pare che a Roma ci sono tre candidati di sinistra, mi pare che a Napoli sono tre candidati di sinistra, mi pare che a Torino sia la stessa cosa, neanche a Milano mi pare che la sinistra navighi in buone acque. Quindi i problemi, vi invito, da giornalista un po' più grande di voi, di andare a vedere i problemi che ci sono a sinistra.